Sindaco, qual è il suo rapporto con internet? Ci va mai e cosa legge? Ma con internet ci vado poco, però intendo dire che non sempre ho il tempo. Uno si alza la mattina presto e va a casa circa 14-13 ore dopo. Naturalmente invece abbiamo un bel rapporto con email con i cittadini, con un rapporto telefonico con i cittadini, perché mi mandano moltissime lettere. Quello è il pacco di lettere che ogni giorno affrontiamo. Sarebbe molto bello viaggiare, avere il tempo di viaggiare, ma non sempre l'abbiamo. Quello che voglio chiederle è anche come l'ha aiutato questo rapporto via email con i cittadini ad avere il posto della città? Quanto? Mi può spiegare anche con un esempio pratico? Sì, proprio questa mattina è arrivato un'email di un cittadino che mi ha mandato un'email con un problema, io l'ho chiamato direttamente e abbiamo risolto una cosa che banalmente andava avanti da quasi un anno e mezzo e lui non trovava le soluzioni. Ma la più bella che ti devo raccontare è quella della cittadina che mi dice: io non riesco a far avere la cittadinanza al mio compagno, che e io gli ho detto: perché non te lo sposi? Risultato, un mese e mezzo dopo li ho sposati proprio qua sotto, e ancora oggi mi ringraziano, perché è stata banalmente una battuta, ma che ha trovato la soluzione al problema del suo compagno. Bene. Cosa si aspetta da questa iniziativa del blog? Guarda, con il blog voglio difendermi da certe notizie che spesso sono prive di fondamento. Che appaiono su carta stampata, TV, radio, internet? Più che altro sulla carta stampata. L'altro giorno è venuto fuori che facciamo le multe con le telecamere. È assolutamente privo di fondamento. C'è stato un incidente fra due persone, una delle due era passata col rosso. Le telecamere mi hanno consentito di derimere il problema. E naturalmente è stato multato quel cittadino che è passato col rosso, ma davanti al tribunale, non ogni giorno con le telecamere, perché questo non esiste. Allora questo mi consentirà di spiegare che non esiste che facciamo le multe a chi passa col rosso, bensì quel sistema ha servito ad animare una causa.